Quindi non è l'oscurità la responsabile della sparizione di massa dei pianeti, ma un'entità dietro di essa. Il testimone. E sembra che potrei essere la responsabile del furto della luce da parte di Sabaton. Non mentirò, io me l'aspettavo. Dopotutto, sono io che l'ho accolta alla torre, che le ha dato accesso agli archivi dell'avanguardia. E ora, l'umanità rischia che il viaggiatore le venga sottratto dall'alveare. Se davvero la colpa è mia, devo saperlo, prima che le grinfie di Sabaton si avvicinino troppo al viaggiatore. Il tuo amico Finch ha trovato una nuova pista. Non la ritengo troppo sicura, ma ora come ora non possiamo permetterci alcuna esitazione. Contattalo nel Trono Mondo. Trova le risposte che ci servono. Costi quel che costi. Bene, segui. Ho un presentimento su questo indizio, guardiana. Potrebbe essere una cosa grossa, abbastanza da dare una svolta al caso. Finch, una sensazione non è sufficiente. Ci servono prove. Prove convincenti. Ok, come ti sembra un tempio segreto sotterraneo? Perché ne ho trovato uno qui nei tunnel. E indovina a chi è dedicato? A Sabaton. Già, beh, più o meno. È dedicato a Satona, Sabaton, prima che diventasse una dea. Voglio dire, altro che prove convincenti. Immagina cosa ci sarà là dentro. Immagina. Quindi non hai visto questo oggetto? No, non l'ho visto di persona, ma so che è molto potente. Abbastanza da attirare una marea di infami. Se questo oggetto è ciò che dici, varrà la pena. Allerta, guardiana. Non può sfuggirci. Prendi il portale, tanto la cosa principale è quella. Esatto. Ancora più trincerati dell'ultima volta. Prendi la bandiera? Oh, sì, si sono scavati una bella dana qua giù. Si carica con la super e tutto. Bene, bene. Yikes, occhio all'orco. Sì, al quello che è. Lontani, lontani, lontani. Ah, Cristo, che male. Ok, fa male. Meno male che ancora è utile sto quel filo, sto fusione lineare. Allora, Finch, dici di più su questo tempio. Come sai che è dedicato a Satona? Ho solo dato una sbirciata rapida, ma la statua all'interno è identica a lei. Sabaton ha eretto un mausoleo per se stessa da giovane, per poi abbandonarlo. Perché? Non lo so, per imbarazzo. Chi non si vergogna un po' del proprio passato? Piccolo cielo. C'è un'illusione. Col marchio di Sabaton. Non ha lasciato quest'area totalmente indifesa. Perché non è tornata a potenziare le difese con la luce? Perché l'alveare lucente non è venuto ad affrontare gli infami? Forse è un'esca. Forse sta attirando gli infami in modo da convertirli per usarli contro il testimone. Dubito fortemente che Sabaton rischierebbe il suo trono mondo per un paio di brigate di infami. No, Sabaton e il testimone stanno combattendo una lotta territoriale. Non si cede terreno se non si sta perdendo. Hai perduto qualcosa? Sì.
Orca troia. Occhio, occhio che esplodono un botto. Gli stronzi. Quindi quello è il tempio che Sabaton ha dedicato a se stessa. Impressionante, vero? Non si può certo accusare Sabaton di essere troppo modesta. Porca troia. Ma sto posto e continua a essere sempre più enorme. Prega per me, prega per me. Curati alla balena. Non c'è modo di abbassare il ponte da qui. Ci deve essere un altro percorso. Usa i tuoi sensi, guardiana. Questo. Non sei arrivata così lontano per tornare a mani vuote. Questo era quello nel video. Vedi qua. Vai, vai, stai sul cazzo di gruzzolo, stronzo. Ok. Level next. Ehi, ehi, ehi. Ah, next level. Nel tempio dovremo scommettere sulla natura di questo oggetto. Ora, tecnicamente non ho del lumen, ma ho una teoria abbastanza valida sulla base di ciò che abbiamo trovato finora. Non è un buon momento, Finch. Sorry. Esatto. Forse sono stato io che ti ho spinto. Infatti ti ho guardato come dire, cade oppure no. Da questo dipendono il viaggiatore e l'ultima città. Al pelo. Scusa, ti ho spinta. Ok. Il ponte levatoio. Bene, appena siete dentro. Guarda come morirò. Leggetevi alla statua descritta da Finch. Se il principio è. No, invece è preciso. Bravi. Minchia. L'hanno fatto preciso. Non ti sento. Beh, ci avevano un pelino di distacco, però. Rispetto a come di solito. Ah, si sono compenetrati? La punta. Dalla punta non sembrava. Ok. Occhio. Culo. 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 Guardiana, spettro. Avete già trovato l'oggetto? Qui c'è solo la statua. Cosa? Ci deve essere altro. Insomma, c'è una tavoletta sopra, non è che c'è solo una statua, stronzi. Guardate bene. One shottata quasi. Oh, ma questo è fatto. Curati allora.
che la guardiana ha fatto tutto questo per niente. No, no, lì c'è qualcosa, posso giurarlo. Un momento. E se l'oggetto fosse la statua stessa? O una parte della statua. Il famiglio Verme sembra separato dal resto. Ma certo. Dopotutto questo è il tempio di Savathun. Doveva esserci un trucco. Sì. Ma non lo possiamo prendere, quindi... c'è qualche... Pensa come hai trovato la via per proseguire. Cerca il punto Quanti? In cui Savathun ha occultato il passaggio. Rip. Il coso? Ah, è qua in mezzo. Eh? Ok. Qua sopra, wow, a parte questo. No. Ok. Ah, bisogna salire su. Su. C'è un altro. Oh. Questo è quello... Sì, infatti, era quello della città sognante. Quindi? Ah, alla bocca. Quando spara. Quando spara che diventa rossa la bocca, bisogna fargli danno. Ora ha ragione, è un'illusione. Sono molto realista. Minchia. Sei in alto. Ok, adesso. La magia dell'alveare che crea l'illusione apre i porti. Se luci non potrà seguirti. Lo vedo improbabile. L'uscita è completamente bloccata. Però questi infami devono essere arrivati da qualche parte. Ah no, sto pensando di andare lì sotto e far questo. Non è servito un cazzo! Lo so, però il problema è che a me era... Oh, ma l'hai preso nel culo, stronzo. Cioè, comunque arrivene. Cioè... è un'illusione, ma minchia... Bella, bella pesante come illusione. Quella che ha creato Savathun qui. Esci! Merda. La Amkara aveva in serbo un'ultima mossa. Dobbiamo uscire da qui e in fretta. Ikora, Finch, qualche suggerimento? Questo? Mi sa che siamo da soli. Forza, guardiana. Fai bene, Giovi. C'è tua moglie che è incinta. Che prima viene lei e poi giocare. Io me la sto facendo a piedi a sto punto. Si rischia tanto di cadere. Curatevi. Tanto? Sì. Spettro, guardiana, rispondete, ci siete? Sì,
ci siamo ancora. Siamo diretti verso la superficie. Avete l'oggetto con voi, vero? Altrimenti sarà stata una enorme perdita di tempo. Certo. Grazie per l'interessamento, Finch. Beh, ovviamente non ho mai dubitato di voi. Nicola era preoccupata, ma io sapevo che eravate in grado di gestire l'ancora. Non era neanche reale. Il pericolo era reale come? Non avrei mai dovuto inviare la guardiana con informazioni così scarse. Anche se era l'unica pista. Beh, ne siamo usciti tutti interi. E se l'oggetto ci mostrerà in che modo Sabaton ha preso la luce, ne sarà valsa la pena. Già, speriamo. Già! Forza squadra! Adoro. Che stupendo se dice, eh sì, Giovi.